Che succede se durante un'esperienza extracorporea sbatti contro un muro e poi ti svegli? Senti dolore una volta rientrato nel corpo? Conosciamo già la risposta. Più di 100 praticanti hanno provato questo compito. Voglio ricordarti come funziona il progetto Elia. Formiamo le persone ad effettuare sogni lucidi e viaggi fuori dal corpo e assegniamo loro alcuni compiti per ricercare questi fenomeni. Quindi verifichiamo attentamente i risultati e li analizziamo. Consideriamo il sogno lucido, la paralisi del sonno, l'esperienza fuori dal corpo e persino la proiezione astrale come un fenomeno unico, lo stato di fase, perché tutto accade nello stesso stato fisiologico. Le persone si chiedono sempre in che modo lo stato di fase si collega con la realtà. Nel nostro progetto abbiamo eseguito molti esperimenti su questo argomento, proprio ora. Perché questa ricerca è così importante? In primo luogo ci aiuta a capire meglio il funzionamento del nostro cervello. In secondo luogo potrebbe aprire una vasta gamma di applicazioni pratiche, ad esempio l'autoguarigione. Terzo, è un problema di sicurezza, non vogliamo rischi dalla pratica. Quindi hai mai sentito storie in cui le persone si fanno male in un sogno lucido e poi si svegliano realmente con un dolore? Potrebbe essere grave. È noto il caso in cui una donna si è danneggiata il collo durante un falso risveglio. Fa parte anche questo dello stato di fase. È rimasta per mesi col collo immobilizzato. Quindi non è uno scherzo, è un vero problema che necessita di alcune ricerche. Abbiamo iniziato con un compito molto semplice, abbiamo chiesto ai volontari di entrare nello stato di fase e di colpire un muro fino a quando non sorge il dolore e poi di svegliarsi immediatamente. Il risultato ci avrebbe aiutato a sapere se è possibile provare dolore nel mondo reale o no, in modo tale da organizzare in futuro esperimenti più approfonditi. Abbiamo verificato 151 rapporti. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ragazzi. Grazie. Il nostro progetto non potrebbe esistere senza di voi. Dopo aver analizzato i dati, abbiamo ottenuto risultati sorprendenti. Prima di tutto, analizziamo se hanno provato del dolore nella fase. Il 74% dei partecipanti al test hanno avvertito dolore durante la propria esperienza. Molti di loro hanno provato un dolore molto forte, comunque. Ma la cosa più bella è che il 24% potrebbe non solo provare dolore durante la fase, ma anche avvertirlo dopo risveglio. Incredibile, ora non è una teoria, è un dato di fatto. Inoltre un quarto di quelle persone che si sono svegliate con il dolore hanno continuato a sentirlo per minuti, qualcuno addirittura per un'ora. Come al solito abbiamo trovato alcune correlazioni relative ai metodi di ingresso di fase e di genere. Ad esempio, le donne sono più sensibili. Hanno avuto un forte dolore nella fase, quasi 2,5 volte più spesso degli uomini. E non è tutto. Il loro dolore è rimasto per almeno un minuto nel mondo reale, quasi 4 volte più spesso. Questa non può essere una casualità. La differenza è troppo evidente. Invece non c'è differente percezione del dolore in relazione ai differenti metodi per entrare nello stato di fase. Sembra che si percepisca un po' meno dolore nella fase e nel mondo reale se usi il metodo diretto, che come sappiamo viene eseguito mentre ti addormenti o senza dormire prima. Quindi ora sappiamo che possiamo sentire il dolore nella fase. Il prossimo passo sarà scoprire se nella fase possiamo provocarci dei lividi o ferirci con ripercussioni reali nel fisico. Abbiamo già effettuato esperimenti in questa direzione e stiamo pianificando di crearne altri in futuro. Questo è molto importante. Ora vediamo chiaramente che le nostre percezioni nello stato di fase e nel mondo reale sono strettamente correlate. Questa correlazione può esserci non solo nella psicologia, ma anche nel campo della fisiologia. Significa che potremmo fare cose irreali nella fase che potrebbero influenzare il nostro corpo fisico o la salute mentale. Ad esempio, potremmo autoguarirci con la fase, almeno un po' di malattie. In realtà molti praticanti possono già farlo, anche io. Ma il nostro obiettivo del progetto Elia è quello di dimostrare questa folle idea alle masse. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è solo di sperimentare questo argomento sempre di più. Per rimanere aggiornati su questo processo, non perdere i nostri prossimi episodi. Puoi partecipare ai nostri esperimenti. Tutto quello che devi fare è solo registrarti e ottenere il tuo primo compito. Se non hai esperienza con lo stato di fase, abbiamo una ricerca pratica per te e molti materiali di approfondimento gratuiti. Spesso conduciamo webinar e seminari per raccogliere fondi per finanziare il progetto. Ci vediamo nel progetto Elia.